formaggi, salumi, vini, champagne e tant'altro presso la Casa del Parmigiano dei Fratelli Bobbo, in via Polonia e in Corso Umberto a Termoli. Animali da compagnia, mangimi, accessori, servizio di idrolettatura ed acquariologia. Aquarium Hobby Zoo, in Viale Trieste 2624 a Termoli. Impresa funebre Padre Pio, servizio completo a partire da 1400 euro. In via Argentina 52 a Termoli. Il Termoli trova i primi tre punti della stagione al Cannarsa con una vittoria convincente per 3-0 contro il Giulianova. Un gol nel primo tempo e due nella ripresa chiudono un match giocato a senso unico da parte dei padroni di casa. Trillini fa esordire De Tommaso che detta i ritmi all'attacco mentre Falco e Viteritti si accomodano in panchina. Nel Giulianova non c'è Carrozzieri, assente per squalifica, e mister Ronci tiene in panchina anche l'attaccante Dos Santos affidandosi al duo Esposito Broso. Buona rappresentanza dei tifosi ospiti, sciopero del tifo invece in curva Marco Guida. I tifosi del Termoli entreranno solamente al 20° del primo tempo. Si giocherà quasi a senso unico, ma la prima occasione al 7° è dell'ex Esposito, che sfrutta uno svarione della difesa del Termoli e dopo aver saltato il boio e testa prova la conclusione davanti a Patania, che però con un colpo di reni si distende e devia la palla in corner. Al 16° ancora il Giulianova con un cross dal fondo di Puglia per De Luca che calcia alto sulla traversa. Termoli invece pericolosissimo al 17° con il tiro di De Tommaso che si stampa però sul palo. Gli ospiti replicano invece al 28° con una punizione calciata da Del Grosso che trova la testa di Veneri, ma Patania è ancora pronto e para. Il Termoli si rivede al 37°, questa volta è Di Mercurio che vede Genchi, l'attaccante si sistema la palla ma il tiro è alto. L'arbitro concede poi 2 minuti di recupero e dal 46° il Termoli passa. Calcio d'angolo di De Tommaso e di Mischia alla rosa trova il tocco vincente dell'1-0. Ad inizio ripresa il Termoli non abbassa il ritmo, 33 secondi e i padroni di casa raddoppiano. Palla di Mercurio che lascia partire un tiro di destro dove Farnè non può arrivare. L'allenatore del Giulianova a quel punto inserisce subito Dos Santos, ma ormai è tardi in quanto al 62° i molisani chiudono l'incontro. Gran lancio di De Tommaso per Genchi, l'attaccante del Termoli vede Farnè fuori dai pali e lo fredda con un pallonetto che porta sul 3-0 i padroni di casa. L'ultima azione da segnalare arriva al 78° ed è del Giulianova con Del Grosso che passa ad Orazio, ma la conclusione di quest'ultimo si perde sul fondo. È stato un buon Termoli che per tutta la settimana è stata sotto pressione anche a causa dell'eliminazione in Coppa Italia. Adesso invece da martedì si tornerà al lavoro con più tranquillità per preparare la trasferta di Recanati.